mia moglie si chiamava Beth. No, niente foto. Andiamo. Potrebbe tornare utile. Ok. Non è raro, sai. Scusa, di che parli? Non avere foto della moglie o dei figli. No, e da che dipende? Allora tutti usavano gli smartphone ed è lì che tenevano le foto. Poi con la scomparsa dei telefoni e del cloud sono spariti anche i nostri ricordi. Sì, in effetti non ci avevo mai pensato. Mia moglie, Kerry, suo padre era un fotografo vecchia scuola. Camera oscura, reagenti e tutto il resto. Troppo testardo per convertirsi al digitale. Non fosse per lui, neanche io avrei più foto. Io li odiavo. E i cellulari, intendo. Tutti quei cretini per strada col naso ficcato nello schermo. Non ne ho mai avuto uno. Complimenti. E come facevi? Ero un meccanico e nella mia officina avevo forse l'ultima linea fissa di tutta Farewell. Prendete queste cazzate sul serio. Il colonnello dice che motivazione e disciplina fanno miracoli. Avanti, datti una mossa! Più di così non ce la faccio! Dai, cammina! È questa la motivazione? Il colonnello ha creato un campo di lavoro per i riformati. A certi serve un incoraggiamento. Certo. Vieni, seguimi. Sì, signore. Mettiti con gli altri. Buona fortuna, St. John. Hanno beccato anche te, eh? Capita. Ah, bene. È bello rivederti. St. John, giusto? Il figlio del prete. Taylor, perché continui a tirare fuori questa stronzata del prete? È solo uno scherzo, amico. Com'è andata? Cosa? Sei riuscito a trovare la donna che stavi cercando? No. Dovete consegnare gioielli, orologi e fronzoli vari. Nella borsa, su. Certo, capo, come vuoi tu. Ma che gran cazzata. Niente effetti personali per le reclute. Qui i furti sono all'ordine del giorno. Forza, molla l'osso. Certo, lo fate per impedire i furti. Tutte stronzate. Attenti! Riposo. Gli estranei non sono i benvenuti. Vi trovate qui perché invitati, reclutati dai miei uomini di fiducia. Prima di rispondere, presentatevi sempre con nome e cognome, capito? Tiro avanti, come tutti. Nome. Cazzo. Adkins, Crystal, signore. Quanti uomini hai ucciso? Prima o dopo? Rispondi alla domanda. Fanculo! Tutti abbiamo fatto cose di cui non siamo fieri. Solo per sopravvivere. L'Onnipotente lo sa bene e ci concede il suo perdono. Ma qui... sul volto di questa donna si stagliano i marchi di Satana. I tatuaggi da carcerata mostrano ciò che eri un tempo e che di certo sei ancora.
Sono state proprio le persone come lei a fare in modo che l'ira dell'Onnipotente si scatenasse su tutti noi. Portala al campo. Ma che... Fanculo! Fanculo a tutti! Branco di stronzi, mi folgo bellezza, del cazzo! Su, giù andiamo! Giuro, su! Muovi. Dio, giù le mani! Perché? Tu invece? Anche lui è tatuato! Taylor, Wade... no, signore. Non sono mai stato in galera. E non ho mai ammazzato nessuno. Hai passato molto tempo nell'incubo. Sì, io, insomma... So sparare. Mio padre mi portava a caccia da ragazzo in un campo vicino a Klamath Falls. E tu che mi dici? Mai usato un'arma? Saint John, Deacon, e ho una certa esperienza. Sei un randagio. Fa vedere il braccio. Decima di montagna. Iraq? Afghanistan. Ti sei fatto onore, non mentire. Lo scoprirei. Congedato subito con onore. Odiavo la vita militare. Non dire falsa testimonianza. Molto bene. Alza la mano destra. Giuri solennemente di proteggere e sostenere la nuova Costituzione degli Stati Uniti d'America contro tutti i nemici, naturali o sovrannaturali, di essere sempre testimone dei suoi valori e di obbedire agli ordini senza domande? Allora, tu lo giuri? Lo giuro! Riposo! Facciamo due passi. Il capitano Curi non porta più molte reclute di questi tempi. Deve avere proprio una grande stima di te. Sono stato nell'incubo per mesi. Hai esperienza con i furiosi? Sì, signore, io ne so abbastanza, come tutti, signore. Bene, bene. Entriamo qui. Il dottore deve darti un'occhiata. Il polso è ok. Il battito è buono. Qui hai una brutta ustione. Com'è successo? Ho litigato con una stufa a legna. Una stufa, eh? Chi l'ha fasciata? Io. Non è sta male. Complimenti. Grazie. Curala o perderai il braccio. Ok, amico? Sì, sì, ho capito. Lo voglio per un controllo tra qualche giorno. D'accordo. Allora, Doc? Abile e arruolabile. Lo hará bien. Missione nell'incubo? No, Doc. Ya tiene novia. È già impegnato. Oh, fammi indovinare. La strega di Wizard Island. Vaya con Dios. Auguri, amico. Su, andiamo. Di norma non tollero le insubordinazioni come chiamare un ufficiale strega. Ma posso anche chiudere un occhio per i graduati più eccentrici. Signor, sì. E contemplo le eccezioni, perché ogni superstite ha ancora un ruolo da giocare. Tu credi in Dio, Saint John? Non ci ho mai pensato troppo, signore. È ora che cominci. L'Onnipotente ha un piano per tutti noi e la mia parte è questo. Signore? Questo posto. Ho avuto una visione. Nulla di paragonabile ai prodigi del Vecchio Testamento. Nessun cocchio o arbusto in fiamme. Semplicemente mi sono svegliato una mattina prima che sul mondo si abbattesse la piaga di Dio e ho avvertito il richiamo di questo luogo. Crater Lake? Wizard Island? Io lo chiamo l'Arca. Conosci la storia di Noè e del diluvio? Sì, cioè, sì, signore. Tutti la conoscono, immagino. Chiaro, ma pochi hanno letto la Bibbia o il libro dell'Apocalisse. Forse intende la Genesi. Credo che la storia di Noè sia nel libro della Genesi, signore. Sì, certo. Oh,
Ok, vediamo di darti una sistemata. Sì, ordini. Dunque, purtroppo le uniformi scarseggiano, con mio sommo dispiacere, ma credo proprio che... Oh, ecco. Prova questo. Dovrebbe andare. Quello è... A dire il vero, questo è il regalo di un amico. I vecchi amici. Non ne sono rimasti molti, vero? Purtroppo no. Ok, ragazzo, ma non tenerlo in testa. Sei uno di noi ora. Di norma le nuove reclute iniziano come soldati semplici. Tuttavia, il capitano Curi ha già avuto prova della tua esperienza sul campo. Quindi puoi cominciare dal grado di caporale. Grazie. Congratulazioni, figliolo. Grazie, signore. Già, ora diamoci da fare. Allora, cosa stavo dicendo? Mi ha accennato dell'arca, signore. Giusto, l'arca. Quella che vedi è solo una minima parte. Dietro di noi si sviluppa una rete di gallerie che conduce fino in alto, alla vetta del cono. Quando avremo finito, le grotte saranno colme di semi, piante, libri e archivi informatici. Il mondo è in pericolo, ma i nostri progressi in campo medico, scientifico e tecnologico non devono scomparire. No, signore. Ma l'isola è più di una semplice arca, caporale. È un rifugio, una fortezza. Qui al cancello nord stiamo accumulando munizioni in vista delle battaglie con i furiosi. Abbiamo fucili, granate, RPG e mitragliatrici pesanti. Possiamo creare proiettili di ogni genere e calibro. Questa è l'area di ingegneria meccanica. Se devi riparare la moto, chiedi all'ufficiale in servizio. E come vedi, per gentile concessione della Guardia Nazionale, ci stiamo dotando di camion e altri veicoli. Dopo aver liberato dalle orde le principali arterie di comunicazione, ricostruiremo strade e ponti. La strategia del taglia e brucia funziona con larve ed erranti. È inutile per le autostrade, non ferma le orde, signore. Oh, lo so, caporale. Le orde. Le orde sono tutta un'altra storia, è vero. Ma noi abbiamo un piano. Piano? Come disse Benjamin Franklin, se fallisci i preparativi ti stai preparando a fallire. Ma noi non falliremo. Quasi tutti i soldati vivono qui, ai cancelli, pronti a eseguire i miei ordini. Queste tende ospitano centinaia di donne e di uomini, come te, che consacrano la propria vita alla resistenza. Ma per te ho in mente qualcosa di diverso. Un incarico che non richiede non solo il talento per le armi, sai, o per sopravvivere nell'incubo. Te la senti, ragazzo? Sì, signore. Sono pronto a tutto. Vuoi sapere come faremo a sconfiggere l'orda? Te lo mostro subito. Oh, cazzo! Merda! Tutto bene, tenente? Oh, colonnello, le chiedo scusa. Troppo acetone in quell'otto. Il tenente Weaver è il nostro ingegnere chimico. Studia nuove tecniche per roba. Fermare il nemico. Scusi, ma sì. Sono Weaver, James. St. John, Deacon. Queste stronzate da militari sono tutta scena. Il caporale St. John è con l'unità Curi. Se ti servisse qualcosa dall'incubo, puoi chiedere a lui. Oh, cazzo, sì. Ci sarebbero due cosette. Su cosa lavori? Su un agente gelificante che lega acido naftenico e palmitico. Vuoi produrre del napalm? Sì. Te ne intendi, eh? Ho tirato a indovinare. Scusa l'interruzione. Oh, quando vuole. Colonnello. Ci sono quasi, signore. Manca poco. Perfetto. Ottima notizia. Prossima tappa? La strega di Wizard Island? Per ora è tutto, tenente.
Di nuovo mi scuso per i miei ufficiali più eccentrici. Nessun problema. Ci resta un'ultima tappa. Per quanto io creda nel lavoro del tenente Weaver, non hai potuto ancora vedere il nostro asso nella manica. Ok, questo che cos'è? Signora, sull'elenco nel modulo di richiesta. Ti sembra per caso morbidente? No, signora. Perché non leggi? Ingredienti attivi. Cloroformio e poi alfa Fuori. Fuori di qui. Matt, io non posso farcela se devo procurarmi le scorte da sola. Ho risolto io. Tenente Whittaker, questo è il caporale St. John, un nuovo membro dell'unità di Curie. Ha già passato diverso tempo nell'incubo. Leggi qui. Come? Leggi, ho detto. Sei capace di leggere? Ingredienti attivi, cloroformio, alfa terpineolo, alcol benzilico, acetato di etile. Perfetto, quando inizia? Beh, te lo affido. Buon lavoro, tenente. Lasciaci. Sarà. Sull'attenti, soldato. Sarà io? No. No. No, tu. Tu sei morto. Sei morto. Dovresti essere morto. Sei morto. È tutto che... Sei morto. Invece sono qui. No. Un momento. Non riesco a capire. Ti ho cercato. Che tu fossi morta. No. Ci hanno attaccati e poi... Usare... Siamo andati a sud. La Nero non so. Ha trovato sopravvissuti. No, Farwell era in casa. Dicevano che non c'era speranza. Non immaginavo. Devo averti perso. Che ti avrei rivisto. No, non posso. Ehi, ascolta, non posso. Possiamo andarcene da qui. Prendiamo la moto e al diavolo tutti. Forza. Aspetta, no. No, Deacon. Non posso. Costringono a restare. No, tu non capisci. Combattiamo una guerra. Una guerra che possiamo vincere, non vedi? Io non sono qui per combattere. Io posso rendermi utile. Posso fare la differenza, ma... non posso venire con te, devo restare qui. Riesci a capirlo? Puoi restare anche tu con me. Aiutami. E una volta è finito, faremo come dici, andremo ovunque vorrai tu. Il colonnello ti cerca. Sì, signora. Aspetta. Il modulo di richiesta. Grazie, soldato.
Caporale St. John a tenente Weaver. Rispondi. St. John a base. Qui Weaver, che posso fare, caporale? Stando al modulo di richiesta vi serve Mercurio. Idee su dove trovarlo? Sì, certo. Forse avrei dovuto scriverlo. Si ricava dal cinabro e l'unità di Curi ha scoperto una miniera a nord di Diamond Lake. Fai lì e chiamami quando arrivi. Sì, signore. Ehi, che resti tra noi. Se non c'è il colonnello in giro, evita le stronzate alla sì signore e no signore. Mi fanno sentire vecchio. Caporale St. John, giusto? Signor, sì. Entra. Stavo bevendo una tazza di tè alle erbe, gentilmente offerto dal tenente Whittaker. Ne vuoi una tazza? Aiuta la digestione. No, grazie, signore. Io cercavo solo il registro dei turni. Ho un incarico per te. Uomini, caporale. Anche se non meritano questo nome. Hanno preso una di noi. Il tenente Justin Norwood, un ottimo ufficiale. E ora è prigioniera, quindi... Ok, la riporterò indietro, signore. Con uomini come te, ci riprenderemo questo mondo. Puoi andare. Curia St. John, rispondi. Ho un altro lavoro per te. Vieni all'avamposto di Diamond Lake. Ricevuto, capitano. Chiudo.